La nomina del dottor Ricci rappresenta per il Comune l'avvio di quell'attività di ristrutturazione e riorganizzazione fatta da un manager che abbiamo scelto secondo le procedure prescritte e non secondo le indicazioni della vecchia politica. Questa mattina è intervenuto l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. Prossimamente, nei prossimi mesi, analizzeremo l'intero lavoro fatto dai precedenti amministratori, ma soprattutto cercheremo di approvare il bilancio relativo all'esercizio 2018, che dovrà essere approvato entro la data del 30 di aprile 2019, come prescritto dal Codice Civile. Arrivo da manager, arrivo da tecnico, arrivo con un rapporto chiaro con l'azionista, un rapporto che è di grande stima, di grande fiducia. Abbiamo un azionista che nell'assessore è esperto anche tecnicamente, quindi i primi atti saranno quelli di studiarmi le carte e di condurre un'approfondita due diligence che porti quindi subito ad alcuni interventi per il bene dell'azienda. Non nascondiamo la situazione per quella che è una situazione difficile, ma una situazione che presta anche delle grandi potenzialità. Il mio primo obiettivo è quello di riportare serenità nell'ambiente, quindi con i cittadini che sono anche i nostri clienti, quelli che decidono delle nostre sorti e poi soprattutto con i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda. Questa è un'azienda retail, che è un'azienda pubblica, è un'azienda dei cittadini che sono utenti ma anche clienti. Ecco, noi faremo di tutto per migliorare questa azienda. Quello che però chiedo ai cittadini di Terni, anche con un po' di orgoglio per quello che è un bene pubblico della loro città, è un grande aiuto, un moto di solidarietà che si può concretizzare in una cosa molto semplice. Ricominciare a sceglierci, quindi ricominciare ad acquistare da noi fin da domattina e quindi continuare insieme in questo percorso virtuoso per riportare questa azienda ad essere orgogliosa della città e viceversa.